Un caro saluto talassico e atarassico da Diego Fusaro, buona domenica a tutti, mi trovo in riva al Pelago Piceno e ne approfitto per svolgere qualche considerazione godendo di questo spettacolo magnifico con il Pelago che avanza e che insinuoso si avvicina, ecco. Un caro saluto a tutti quelli che si stanno collegando, ne approfitto per svolgere alcune considerazioni domenicali. Lo splendore del mare agitato è uno splendore che risveglia in noi grandi sensazioni, che ci pone di fronte allo spettacolo che con Kant possiamo ben definire del sublime. Il sublime riguarda un'esperienza estetica diversa dal bello, perché il bello è sempre legato alla forma, al limite, alla giusta misura, alla proporzione, un libero gioco delle facoltà, diceva Kant, che scaturisce dal rapporto fra fantasia e intelletto. Il sublime invece sfugge alla forma, sfugge alla misura e alla proporzione, ci pone di fronte all'esperienza straniante di una sorta di sproporzione fra la potenza della natura, quella del mare in tempesta ad esempio, e la nostra piccolezza umana. E tuttavia, proprio perché siamo in grado di percepire questa distanza, questo divario fra l'umano e la natura, in ciò sta la nostra grandezza, dice Kant, e qui risuona una nota pascaliana, la canna pensante, l'uomo come canna pensante che può essere soverchiato dalla natura e tuttavia, sapendo della propria differenza dalla natura, in ciò ha la propria grandezza di canna pensante, diceva Pascal. Ecco, il sublime è l'esperienza che facciamo quando, ad esempio, al cospetto del mare in tempesta avvertiamo la nostra piccolezza di umani che possono essere schiacciati dalla potenza giganteggiante della natura, come quella che vedete alle mie spalle, un mare tempestoso che in qualche modo supera addirittura le scogliere che gli uomini hanno provato a porre per frenare il suo impeto, il suo tumultuoso procedere sempre uguale, le onde sono sempre uguali eppure tutte diverse, e questa è un'esperienza che noi possiamo percepire quando ci troviamo in riva al mare, come è il mio caso in questo istante, dove faccio nel mio piccolo l'esperienza del sublime di kantiana memoria, pensando alla differenza tra la grandezza della natura e la nostra piccolezza umana. Ecco, il naufragarme dolce in questo mare, per citare dopo Pascal e Kant il genius loci delle terre in cui mi trovo, Giacomo Leopardi. Sono proprio ora con alle spalle il Pelago Piceno, chissà quante volte Giacomo Leopardi lo ha contemplato e rimirato, ragionando sull'infinita potenza della natura, di una natura indifferente, proprio come nelle operette morali è indifferente la natura rispetto alle sorti dell'islandese.